Ciao ragazzi, oggi da fuori, molto stretto e stringato perché fa un caldo terribile, c'è il 90% di umidità, credo. Vi lascio qualche notizia su quello che abbiamo fatto oggi. Allora, oggi si è fatto quello che faccio io di lavoro, cioè si è parlato di livelli marini del passato, che noi studiamo per cercare di capire come potrebbe cambiare il livello del mare in futuro. È molto complicato per tanti aspetti, ma la teoria è molto semplice, nel senso che andiamo a guardare come è cambiato il livello del mare in dei periodi caldi passati e da quei periodi caldi passati cerchiamo di capire come si comporterà il livello del mare e quindi i grandi ghiacciai della Terra, la Groenlandia e l'Antartide, nel nostro futuro. È stato molto bello, ho parlato, diciamo che dal punto di vista personale è stata una bella soddisfazione perché una stanza così grande con il podio era la prima volta che mi succedeva. Un po' di emozione, non, generalmente non sono quasi mai emozionato, lo ero quando non avevo tanta esperienza, adesso riesco abbastanza bene a gestire l'emozione, nonostante fosse una stanza abbastanza inquietante a prima vista. Comunque la mia talk è stata ricevuta bene, ho avuto qualche domanda, ho ricevuto molti complimenti. A parte quello, oggi che cosa abbiamo visto? Quindi abbiamo capito un po' più di cose sui livelli marini del passato, abbiamo capito che ci sono delle incertezze sulle quali dobbiamo lavorare, quindi ci sono delle cose sulle quali c'è ancora da lavorare, in particolare per mettere veramente dei numeri che siano affidabili su quello che è successo nel passato per poi trasformarli in potenziali scenari futuri. Una cosa che mi è piaciuta veramente tanto, e questo al di fuori delle presentazioni, è stato che nell'area poster, cioè dove tutti gli altri che non parlano alla conferenza presentano sotto forma di poster i loro risultati, hanno allestito un gruppo di ricercatori dalle Filippine in collaborazione con un gruppo negli Stati Uniti, hanno allestito una specie di realtà virtuale in cui ti mettono un headset virtual reality. E in pratica ti ritrovi immerso in un'isola del Pacifico dove c'è appena stato un evento di tempeste, dove ci sono, in pratica è un video vero, cioè uno si può girare all'interno della realtà virtuale, può guardare quello che sta succedendo, in pratica dove ci sono i bambini che giocano a pallacanestro con l'acqua alle ginocchia, c'è l'acqua dentro la scuola, e i bambini sono a scuola con i piedi nell'acqua. È stata una realtà virtuale molto molto interessante. Credo che ci sia anche su YouTube, quindi ve lo linko qua sotto. Ovviamente non si può fare in realtà virtuale da YouTube, però vi dà un'idea di quello che veramente è vivere con l'innalzamento del livello del mare in un'isola del Pacifico molto povera. E per 5 minuti, dura 5 minuti questa serie di video in cui ci si ritrova immersi. Uno si ritrova praticamente proiettato da questo scenario che ho alle mie spalle a uno scenario su una piccola isola del Pacifico, praticamente con l'acqua alle ginocchia, ed è qualcosa che secondo me è molto molto potente. Io questa cosa veramente la farei provare a qualsiasi politico che dice ancora che il cambiamento climatico non esiste, eccetera, perché ti colpisce molto, cioè ci sono questi, sei in questo video immerso, ci sono i bambini che girano intorno a te, che giocano, che ti parlano. Molto molto bello, cioè bello nel senso drammatico ma ben fatto. Sono stanchissimo, dopo la mia talk stavo cadendo di sonno, quindi aggiornamento breve. Domani vi porto qualche altra notizia, comunque oggi il messaggio è quello che i geologi fanno da sempre, cioè guardare al passato per cercare di capire il presente e per cercare di predire quello che succederà nel futuro. Ciao a tutti, buonanotte, anche se qua sono le 7 di sera, io vado a dormire. Ciao.